Seconda tappa in Cina della grande mostra Matteo Ricci alla Corte dei Ming. Dopo Pechino, l'allestimento ora è stato trasferito a Shanghai. La Cina, a differenza dell'Italia, Marche escluse, non lo ha dimenticato. A 400 anni esatti dalla sua morte, l'intellettuale, filosofo e scrittore Matteo Ricci, nato a Macerata, è stato celebrato con una mostra allo Shanghai Museum fino al 23 maggio. Ricci fu un vero e proprio ponte fra la civiltà occidentale e la Cina dei Ming. Fece conoscere nel celeste impero tutte le meraviglie della scienza e della tecnica che il vecchio continente aveva prodotto nei millenni. Pittura, architettura ed utilissimi strumenti come orologi solari e sestanti per fare il punto in navigazione. Matteo Ricci ha aperto la Cina sul mondo e ha aperto nello stesso tempo l'Europa su questo altro mondo, come lui stesso la chiama, che era la Cina. Ricci si inserì perfettamente nel tessuto intellettuale cinese e con l'aiuto di alcuni colleghi scrittori riuscì ad approdare alla corte degli imperatori Ming, di cui si rese insostituibile portavoce del mondo europeo. Alla sua morte, difatti, ebbe due funerali, uno cattolico e un altro decisamente più fastoso, che coinvolse tutte le autorità cinesi. Può essere l'esperienza di 400 anni fa della morte di Matteo Ricci, può essere ancora un grimaldello per penetrare nel mondo cinese. Assolutamente, nel momento in cui l'Europa torna a guardare ad est, l'Italia torna a guardare al Mediterraneo e la rotta di Marco Polo torna a essere prioritaria rispetto a quella di Cristoforo Colombo, e padre Matteo Ricci forse ci dà la chiave per entrare in rapporto profondo culturalmente con il mondo cinese. Bisogna farsi cinese in Cina e europei in Europa, come padre Matteo Ricci insegnava. Ma forse a distanza di 4 secoli dalla sua morte, neanche il grande viaggiatore erudito Matteo Ricci avrebbe mai previsto dove sarebbe finita la Cina di oggi.